Allora, è davvero con gioia che abbiamo i microfoni di Velobike.it, uno dei più interessanti protagonisti per quanto riguarda la compagine azzurra, Fabio Felline, brillante già da fine inverno, inizio primavera, lo avevamo visto già con la gamba buona alla Aiguilla, ma sinceramente poi c'è stato il criterio internazionale, la tappa ai Baschi, è andato bene dunque anche alla Freccia del Brabante e lascia ben sperare per le classiche delle Ardenne. Complimenti Fabio, davvero forse l'anno in cui ci può essere davvero quel salto di qualità che si aspetta un po' da tempo. Guarda, io quest'anno ce la sto mettendo tutta, la gamba sembra che risponda bene, c'è una buona continuità che quella è la cosa più importante e ogni corsa si parte e si prova a far bene. Oggi sono tornato a casa con un settimo posto che ha un buon valore e via, speriamo di continuare su questa strada e provare sempre a far meglio. Brillante a cronometro, brillante il tuo spunto veloce, sai tenere bene sulle salite, quindi diciamo il tuo programma adesso proseguirà con Amstel, Freccia e Liegi. Sì, esattamente, farò Amstel, Freccia e Liegi, poi avrò qualche giorno di tranquillità in vista del giro per recuperare le ultime forze e poi partirò per il giro. Spero, chi lo sa, di riuscire a vincere una tappa che è da anni che sogno, ecco, e vedremo, però... Per ora sta andando tutto bene e guardo avanti con fiducia. Fabio, lasciamo perdere il muro di Wii che forse è una asperità un po' arcigna che chiama un pochino corridori con determinate caratteristiche, ma Liegi ed Amstel possono essere alla tua portata? Ma parlare di portata su delle gare così prestigiose, importanti, io ci vado sempre piano. Io sicuramente l'Amstel forse delle... tre classiche, quella che più magari si addice come caratteristiche e spero di poter essere lì come protagonista, poi sai, parlare di puntare a un risultato secondo me è una parola troppo grande, poi uno ci prova sempre, però non voglio neanche pormi, se si può dire così, l'asticella troppo alta perché magari poi si possono avere delle discussioni. Questo sì, ma io ti parlo un pochino... Con il cuore del tifoso, che bisogna un po' aggrapparsi a quel poco di positivo che si riesce a vedere, perché qui si sta parlando molto spesso di corridori che stiamo aspettando, però molto spesso nelle altre nazioni poi emergono e da noi restano promesse incompiute. Non è che francamente la campagna del Belgio, la campagna delle classiche del Pavé, a parte veramente quel numero grandioso di Luca Paolini, ci abbia portato dei risultati confortanti. Forse nelle classiche delle Ardenne possiamo ben figurare e alla luce di come ti si è visto possiamo ben sperare, poi ovviamente non ti mancherà certo la concorrenza. Ma sai, io ci provo, nel senso anche oggi è una piccola semiclassica che fa parte diciamo delle Ardenne ed ero lì, c'erano parte degli avversari che ci saranno in queste classiche, quindi è sicuramente un buon segnale essere lì. Ovvio che ci proverò, nel senso quello che dico però che non bisogna secondo me porre nel senso la ticella troppo alta per dire io punterò, io cercherò di proverò a far bene, ma non è che è scontato un risultato, ecco quello che dico. Sei stato chiarissimo e intelligente da parte tua a porre queste precisazioni, ti ripeto, dall'altra parte c'è un interlocutore che tende un pochino a parlare col cuore e con la pancia del tifoso. Andiamo avanti, hai detto un successo, magari conti di vincere una tappa al giro, se non sbaglio sei andato molto vicino quel giorno da Tregenda, tanta pioggia, a Serra San Bruno, dove a prevalere su di te fu un'altra promessa, le cui prestazioni anche lì sono un po' altalenanti, Enrico Battaglini. Ma io quel giorno lì, quando ho visto la sensazione, no, ho detto che quel giorno lì c'erano delle belle sensazioni nel finale e ci avevo provato, però nella volata Battaglini era stato più forte, quindi sono stato sfortunato a trovare quel giorno lì un Battaglini super, però onestamente non posso recriminare nulla. Fabio, due domande e poi non vogliamo abusare della tua pazienza. Una, a proposito di giro, hai messo il cerchio su qualche tappa, su qualche appuntamento in particolare? Onesto, è talmente stata piena la mia stagione fino ad ora che non ho avuto il tempo. Sicuramente
queste tappe miste, quelle che salticano, diciamo, le mie caratteristiche, cercherò e ogni volta proverò a esserci. Siamo una squadra dove non abbiamo un uomo di classifica, dove ogni uomo potrà avere un ruolo per ogni tappa, e io penso di essere quello che per le tappe miste. Dicevo che penso che quella squadra che abbiamo, dove ogni ci sarà un uomo destinato per ogni tipo di tappa, io penso di essere quello che per le tappe miste potrò provare a dire, quindi ogni volta ci sarà l'occasione di una tappa incerta dove non si sa se arriva a livello cisti o di scalatori, io cercherò di esserci. E l'ultima domanda invece è questa: molto spesso con il calare di squadre Pro Tour a livello nazionale, adesso ne abbiamo una sola, ricordiamo la Lampre Merida, pensiamo che vedere i nostri giovani più promettenti emigrare forse non ci sarà abbastanza spazio per loro. Diciamo, alla corte di Luca Guercilena questo sembra non succedere, tu ti stai trovando bene, ora ti sto quasi dando la risposta, però queste sono le sensazioni che si hanno dall'esterno. Ma sicuramente è un team molto grande, di grande professionalità, e avere un manager comunque italiano e con un'esperienza come Luca Guercilena, questo problema per me, e penso anche per tutti i corridori italiani che concorrono in track, che comunque sono tutti quei giovani noi italiani, sia veramente un ambiente ideale per poter esprimere le proprie potenzialità. Allora Fabio, grazie e veramente speriamo di non aver abusato della tua disponibilità, e in bocca al lupo per questo trio di classiche, ricordiamo Amstel, Freccia e Liegi. Buon lavoro e tante belle soddisfazioni. Grazie Fabio. Grazie a voi, di nulla, è stato un piacere, alla prossima occasione.